E ciao, cari, sono Atrix. Signori, bentornati nel canale. E finalmente oggi, a grandissima richiesta, anche Gesù Cristo me l'ha chiesto, ve porto. Per l'appunto, quello che ne penso io, giudizi e voti delle nuove carte di Anguro Signori, non so in realtà da che, eh, da che carta partirò, nel senso che ne sono uscite tantissime e Non andrò in ordine cronologico, né in ordine di giudizio, né in ordine di piacimento Andrò in base alle live che ha fatto la Blizzard In modo che durante il video vi faccio vedere anche, anche qualche spezzone, vi faccio vedere qualche effetto particolare della carta Per essere più chiaro e soprattutto per rendere più carino anche il video Signori, mi raccomando cari, supportate anche eh, diciamo, questa tipologia di video, mettete un bel like, ci mettete qualche secondo, e me ne fate tanto contento. Signori, partiamo subito, evitiamo di parlare oltre visto che da parlare ce n'abbiamo abbastanza e andiamo alla prima carta, Explore Angoro. Cari, questa carta a prima vista è una carta malata, è una carta probabilmente trash, no? È un trash degno della diva del tubo, per chi, vuoi, per chi la conoscesse. Raga non vorrei in questo video dire solamente ok questa è una carta troll è una merda andiamo alla prossima questa è una carta fortissima fa paura andiamo alla prossima vogliamo anche in carte, con carte di questo tipo vedere se sono utilizzabili cioè questa è chiaramente una carta trash vi vengo a ripetere ma potrebbe essere utile allora io ci ho pensato un attimo ho detto ma Potrebbe essere utile. Facciamo riferimento a un deck. Uh, a un matchup contro un deck lento. Per esempio il prete. E facciamo riferimento al. Nel momento in cui noi abbiamo perso. Abbiamo perso, abbiamo già giocato tutti i nostri minion ciccioni. Abbiamo giocato le nostre carte migliori. Fondamentalmente è un match che potrebbe andare in fatigue. È un match in cui i nostri Agolight non li vogliamo giocare. E allora a Pam ci buttiamo questa Sploranguro. Per rifornirci di altre risorse. Chiaramente l'effetto è totalmente RNG. Però potremo trovare cose divertenti. Signori, anche se non c'entra un cazzo, io questa carta la abbino un po' ad Elise, no? Elise voi nel Control Warrior la giocate eh, quando fondamentalmente avete delle carte che ormai non vi servono più Come per esempio una brulla aggiuntiva, gli acolyte of pain Carte che non vi servono dovrete ciclarle per l'appunto per andare a formare delle leggendarie Questa è un po' la stessa cosa Signori, chiaramente come voto li do 2 su 5 Perché ho reso, diciamo, ho fatto vedere il meglio di questa carta Se il meglio vogliamo definirla, ma... In tutti gli altri casi è una carta di merda che non può essere utilizzata. E, signori, andiamo avanti e passiamo a Tortolan. Tortolan Shellraiser. Cari, questa è una carta ok. È una carta ok perché, diciamo, che fondamentalmente può andare a sostituire quello che era il Guardiano del Crepuscolo. No, voi lo sapete, il Guardiano del Crepuscolo va via dallo standard. Quindi questo ha delle stat che sono simili. Quello era un 3-6... Questo è un dei 6. È vero, Gary, Non è un drago. E quindi, diciamo, va puttana. La sinergia da utilizzare nel, nel dragon priest. Però è anche vero, Gary che eh, al contrario è un de-truttle. E quindi, essendo un de-truttle, va per l'appunto a rinforzare la guest del priest. Che ve ne avevo, avevo già parlato. Che reputo anche molto forte. E inoltre, potremmo andare a rafforzare un probabile Nzot priest. Perché per l'appunto vi fa eh, riutilizzare, no? il vostro minion con detrattle inoltre anche un potere che potrebbe essere buono da più uno più uno. voi lo sapete il priest gioca molto bene sulla curva di mana una curva di mana che fondamentalmente eh, implica che lui può subito mettere minion al turno 1 al turno 2 e quindi fondamentalmente al turno 4 già questa potrebbe essere buona per utilizzare l'effetto quindi dare più uno più uno a qualche minion e poi fare qualche trade efficiente quindi cari ripeto è una carta ok ha quotato 3.5 su 5 e andiamo alla prossima signori prima di andare alla prossima però vi devo dire che Alcune delle carte che magari ho dato voti infimi come 2 su 5. Chiaramente, eh, con delle carte che ancora noi non conosciamo, che vanno a rafforzare magari quella sua sinergia, la carta da 2 su 5 potrebbe schizzare a 4-5. È normale, non sapendo le carte che possono uscire, io mi devo basare su quelle che ci sono. E quindi, Gary, si passa all'Accari Sacrifice. Signori, il Carry Sacrifice è una quest, no? Come quella del prete che vi dicevo poco fa. E consiste per l'appunto nel scartare sei carte. Ora, la, la prima cosa che una viene in mente è una carta che è utilizzabile in un discard lock control o un discard lock, un discard lock aggressivo. Signori, il discard lock control fondamentalmente non è che è così facile, nel senso che un deck control è un deck che ha numerose risorse nella mano o che mira a controllare la board, quindi con un discard lock che cazzo di risorse hai nella mano dovrebbe scartare, quindi è appurato che non può essere utilizzato nel control. Quindi chiaramente può essere utilizzato in un aggro oppure in un midrange. La domanda che vi pongo ancora è questa, ma potrebbe essere una carta un po' lenta per, eh, per l'appunto essere giocata in un aggro? Signori, potrebbe essere lenta ma potrebbe essere estremamente veloce. Tutto dipende dal Malligan, chiaramente. No, se per esempio nel Malligan trovate la nuova leggendaria, il, la Clutch Mother, mi pare si chiami, che è fortissima, ve ne avevo già parlato, è estremamente forte, io, io reputo. È chiaro che sta carta eh, ne gode tantissimo, nel senso che avete una mano in cui avete eh, magari gli Impuno 3 che vi fanno pescare, avete la Clutch Mother e avete, che ne so, qualche carta che vi fa scartare altra carta, è normale che la missione viene fatta più veloce. Velocemente, quindi acquistate tempo e quindi al turno 5 fondamentalmente potete già avere questi Imp 3-2. Che come vedete, vi fanno nel board. È chiaro che è molto dipendente dal Mulligan. Se nel Mulligan non avete carte per l'appunto che vi fanno scartare altre carte, o soprattutto se nel discard andate a scartare risorse importanti. Diciamo che diventa un deck secondo me poco consistente. Comunque, diciamo che di potenziale questa carta ce n'ha tanta. Secondo me è anche molto divertente da giocare un discard lock. Discard lock che ultimamente sto vedendo anche in rank in legend. E sono comunque molto, molto tossi da fronteggiare. Queste carte andranno sicuramente a rinforzare quello che è il dis discard lock attuale. E quindi, gari, un bel 4 su 5. Secondo me, questa carta se lo merita tutto. Cari miei, una carta che va a rafforzare notevolmente la quest, ma in generale va a rafforzare il discard look, è questa, nel senso è il Laccari Felound. Signori, questa carta ha un body enorme, no? Rispetto al suo costo in mana. È un 3-8, e che vi fa scartare due carte. Quindi, il fatto che vi faccia scartare due carte potrebbe essere un pro per la quest, e magari se avete la leggendaria che vi dicevo poco fa nel, nel, nella mano, potrebbe essere anche un contro perché comunque vi fa scartare due carte, un po' come fa il Dungard. Però è comunque vero che vi lascia un 3-8 con taunt in campo. Signori, se voi volete giocare un discard lock, se voi volete puntare, ok, alla quest, è chiaro che questa carta non potete non giocarla. Questa carta andrà giocata sicuramente. Poi può anche andare a essere giocata in combo con delle carte, no? Che scartate. Per esempio, uh, vanno direttamente in campo. Quindi, può essere andare a giocare su una sinergia che va al di là della quest, ma che è una sinergia propria del discard lock. Cari è una carta che, secondo me, è veramente molto molto forte. A cui ho dato 4 su 5. E se le merita anche tutti. Arcanologist. Cari, questa è un'ottima carta. Signori, questa è un'ottima carta perché, vabbè, il body è ok, no? Rispetto al costo in mana. Ma la cosa che è forte di questa carta è il suo potere. Ragazzi, fondamentalmente questa carta aveva a pesca un'altra carta, quindi ha un po' quello che ha l'effetto dell'Azur Drake. Eh, sì, va bene, ho capito, pescate un segreto, ma comunque è una carta che voi levate dal deck in modo poi da pescare altre carte. È un segreto inoltre che potete utilizzare in curva, visto che questo ha costo 2 e il segreto ha costo 3, e lo potete giocare al turno dopo. Il problema adesso di questa carta è... Non è che la carta è un problema, nel senso che la carta è un'ottima carta. Il problema è dove posizionare questa carta? Reno Mage, Freeze Mage, Tempo Mage. Signori, il Tempo Mage purtroppo ve lo ricordo sempre: con l'uscita del Flame Waker e dell'Azur Drake, questi sono dei colpi assassini per il Tempo Mage. Quindi, probabilmente, se non vedremo altre carte che possano sostituire queste per, affinché il Tempo Mage possa comunque continuare ad essere competitivo. Non lo so questa carta dove possiamo inserirla Sicuramente ha comunque un ottimo potenziale Fatto per cui le ho dato 4 su 5 E eh, quindi cari arriviamo a Elise, signori A Elise uh, tra i Blazer Allora, chiaramente, no? Questa un po' ricorda la nostra vecchia Elise L'Elise utilizzata nei deck control, no? Che vi buttava una mappa del tesoro Poi trovavate la scimmia Poi la scimmia vi trasformava tutte le carte leggendarie. Signori, questa è abbastanza simile Nel senso che giocate Elise... È un 5 mana, 5-5, quindi il body è regolare rispetto al costo in mana e vi butta nel deck un pack. Questo pack di Anguro, che io inizialmente pensavo fosse veramente un pack e quindi non capivo, è chiaramente un pack che voi aprite durante la partita, lo vedete qui dall'effetto, e vi fa prendere 5 carte. Ora, cari. Eh... Secondo me questa carta è interessante in un deck control, è sicuramente molto divertente. La cosa diciamo negativa è questo maledetto Cristo Santo dei fattore N RNG. Eh, perché chiaramente le 5 carte, non sapete che carte sono, potrebbe capitarvi una leggendaria, potrebbe capitarvi una epica, potrebbe capitarvi Quattro comuni, una rara, insomma sono comunque 5 carte. Quindi il potere lo vedo così, 5 mana, 5-5, vi butta un pack che costa 2 e voi con solamente 2 mana prendete 5 carte. Ora sì, 5 carte sono random, ma sono comunque... 5 carte quindi sono risorse in più Vi dà un vantaggio carte assoluto quindi secondo me è una carta che in deck control io la potrei utilizzare a me piace ho sentito molte critiche su questa carta critiche che non sono secondo me in parte tutte giustificabili secondo me il vantaggio carte che ti dà con buone possibilità per l'appunto di avere epiche leggendarie carte comunque molto forti giustifica il fatto di poterla mettere chiaramente in un deck control quindi voto gari 3.5 su 5 ed ecco la growl crawler Signori, che, vi devo dire, cioè, che ve lo dico a fa', uh, sti cazzo dei de, de, de granchi, cioè, prima, ve lo ricordate, hanno messo il granchietto, quello lì, che uh, ammazzava i Marlock, l'Angry Crab, ora, quando c'erano i Marlock, ora hanno visto che i pirati sono forti, sono fortissimi, ci hanno messo Colacca. Signori, questa carta qui non è da considerarsi per forza un removal contro i pirati, perché se voi ci pensate bene, no? Messa in un pirate warrior, in un pirate deck ancora meglio, voi giocate un piratino, magari che ne so, un piratino 1-1, dopodiché giocate questa carta sul vostro stesso pirata e a costo 2 avete un 3-4. Quindi, cari, non è per forza una carta che dovete utilizzare per canterare i pirati, è una carta che i pirati stessi possono usare. Per baffarsela mangiando un suo pirata che, magari, ha tradato e ha poca salute, oppure un piratino piccolino, per l'appunto, che ha delle statine infime per poter baffare il granchio. Cari non lo so sinceramente se può essere utilizzata o meno, queste idee sono interessanti, potrebbe essere utilizzata in deck pirati, potrebbe essere utilizzata in deck che cantano i pirati, i pirati potrebbero morire tutti di una fine atroce io spero e magari questo granchio non sarà mai utilizzato. Io per il potere e per il body che potrebbe diciamo formare li do un 3 su 4 però rimango sempre col punto interrogativo se si potrà utilizzare o meno. E passiamo quindi, signori, a Dino Sides. Ora, mh, la fan art non mi piace. A me quando non mi piace la fan art poi non mi piace manco il potere. Però vediamo un attimo bene il potere di questa carta. Allora, signori, questa qua vi buffa un vostro minion o magari una vostra pedina. Lo rende 10 salute e 10 attacco. Costa 8 di mana. Unica conclusione logica, no? Vedendo questa carta a cui non può arrivare, è di utilizzarla come finisher. Magari, che ne so, giocate un Marlock azzurra con carica o un qualcosa di piccolo con carica... Lo fate diventare 10-10 e gli buttate 10 danni in faccia. Il problema è questo. Voi veramente volete spendere una magia ottomana per una finisher per fare 10 danni? Nel senso che magari poi l'avversario usa anche dei taunt, voi buffate il vostro branchiazzura azzurra con carica 10-10 e ce la prendete dritta nel culo perché non potete andargli in face. Inoltre, cari, se volete utilizzarla solamente come buff singolo o minion, quel minion si diventa 10-10. Voi chiaramente avete giocato 8 mana, quindi fondamentalmente vi siete fonti di un turno. E il turno dopo l'avversario può trovare qualsiasi soluzione: o un single removal, oppure un qualcosa che renda l'attacco uguale a 1. Insomma, magari non giustifica questo il fatto per cui dobbiamo pagare questa magia a 8 mana. A me questa carta, magari, assolutamente non piace. Gli do 2 su 5, sperando che ci siano delle carte magari che potrebbero utilizzare questa sinergia. E quindi signori passiamo alla leggendaria del ladro, Sherazin cari. Sherazin la Sherazin sicuramente è divertente, no io appena l'ho vista la fanart mi piace peraltro, riconducendomi a prima, sicuramente è una carta divertente, ma a me non fa impazzire. Perché? Allora signori, per vari motivi. Ora, innanzitutto com'è che si basa questa carta? Quando muore o quando ve la ammazzano oppure quando voi tradate e muore diventa un seme. Una volta che poi voi giocate quattro carte nel turno, questa spona, quindi dal seme si riforma la pianta. Una pianta che poi non può riattaccare nello stesso turno, chiaramente, no? In cui, in cui risorge, diciamo così. Perché a me non piace questa carta? Per due motivi. Allora, il primo, sicuramente, è il body. Signori, secondo me il body per una leggendaria, mh, per l'appunto, non giustifica il fatto di essere giocata in un deck rogue competitivo. Magari se il body fosse stato invertito, sarebbe stato molto meglio. Seconda cosa è appunto perché la sinergia di utilizzare quattro carte preclude il fatto che voi possiate usarla con il seme. Nel momento in cui avete questo seme, il seme non è bersagliabile da niente, magari che ne so, non è bersagliabile da un Cold blood, da un Backstab, insomma, quindi talvolta voi non avete quattro carte da giocare quel turno per poter per l'appunto far risorgere la vostra pianta. Inoltre poi in che deck vogliamo usarla questa? In un combo deck? In un mid range? Un tempo? In un agro? Bah signori in un agro no, l'aggro comunque lo sapete, punta da tutto face, difficilmente voi avete quattro carte da poter giocare, o magari ce l'avete un turno solo e il turno dopo non ce l'avete più carte in mano. Non lo so cari, vediamo se anche in questa ci saranno carte future che potranno utilizzare la sinergia di questa carta. Io cari questa carta comunque non la, non la utilizzerei in un, deck, in un deck rogue, visto che comunque ci sono tante tante altre soluzioni migliori di questa. E quindi il 2 su 5 se lo merita tutto. E si passa cari al Tar Creeper. perché mi vedete galvanizzato? Signori, voi lo sapete, se non lo sapete lo sapete adesso, io adoro i deck control, io da sempre ho giocato deck control. Quando gioco aggro, quando mi vedete giocare aggro è perché sto tiltando come un animale, sono incazzato nero e quindi gioco deck uh, brainless, no? In cui bisogna usare poco, ne poco neuroni, poco cervello. Io sono amante deck control, deck in cui uno deve pensare, pensare alla giocata migliore, girare attorno delle carte. Eh, signori, il Tark Creeper di che stiamo a parlare? Cioè di che vogliamo parlare? È un 3 mana, 1-5, che durante il turno avversario diventa più 2 attacco con taunt. Signori, per farvela breve, per farvi capire di quanto è forte questa carta, soprattutto contro uh, deck aggro, ma anche contro mid-range, deck control, comunque questo qua ha taunt. Quindi, a meno che qualcuno non ve lo silenzi, eh, è per forza da rimuovere. Signori, è un uh, Senjin, un Tazdingo a costo 3. Quindi, io diciamo con questo ho detto tutto. E do 4,5 su 5 a questa carta, che sarà estremamente utilizzata. Signori, ultimo, ma non per importanza, è anche un elementale. Belli miei chiudiamo diciamo questa prima analisi chiaramente ce ne saranno molte altre perché dobbiamo andare a analizzare tutte le altre carte chiudiamo con lo Swamp King Dread signori questa carta è stata elogiata martoriata infamata di tutto e di più allora questa è una carta control per il cacciatore io probabilmente non avrei mai pensato in vita mia di dire carta control per il cacciatore. Ma questa è realmente una carta control. Lo vedete bene, lo capite bene dall'effetto. Ogni volta che l'avversario spona un minion, questo minion va addosso al vostro mega dinosauro. Signori, come body ci cioè, siamo? È un settimana 9-9, quindi ha delle body che sono spettacolari. Uh, il problema è, fondamentalmente è questo, costruire un deck cacciatore contro. voi lo sapete il cacciatore non ha troppi removal di massa e quindi è difficile costruire un deck control per il cacciatore, signori per questo voi avete sempre visto un cacciatore come deck midrange o come deck agro perché difficilmente per l'appunto senza troppe rimozioni di massa ne avete veramente poche, Quel po quelle poche che ci sono non sono buone per fare un board clear completo è molto difficile da costruire. Chiaramente il, uh, il qui, il 9-9 è fortissimo. Signori, probabilmente questa carta è stata creata con la consapevolezza di buttare Silvanas fuori dai coglioni, perché chiaramente Silvanas era il counter naturale di questa carta buttate Silvanas a costo 6 e vi fottete, eh, diciamo, il, la sua bestia. Quindi. Diciamo, senza Silvanas, chiaramente questa carta ha un notevole vantaggio. Con Silvanas in mezzo, probabilmente questa carta non sarebbe nemmeno stata mai ideata. E comunque mai giocata. Eh, signori, cos'è che altro che soffre questa carta? Eh, vabbè, soffre il Pit Snake. Però io non penso che l'uscita uh, del, dello Swamping Red potrebbe far entrare un Pit nel meta. Io me lo auguro perché sarebbe una cosa malsana. E soffre chiaramente i Jedi Idol. I Jedi Idol sono delle magie, quindi comunque non sono dei minion che voi eh, mettete in campo, ma sono dei minion che nascono appunto con la magia. Quindi diciamo, soffre parecchio Jade. La cosa, cari, che soffre più di tutti è che, essendo per l'appunto, e ve lo vengo a ripetere. Il cacciatore, un deck uh, che non è control. mo magari usciranno dalle carte che lo potranno. Uh, che lo faranno diventare control. Però, cari, questo qui forse è una bestia che è troppo lenta. A 7 di mana, appunto perché voi non avete removal di massa, potrete essere già sulla schiena del buratello. Quindi buttare un mana, quindi buttare un turno, spendere 7 di mana e comunque dover fronteggiare ancora una board avversaria che potrebbe essere minacciosa è una mossa veramente troppo 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 lenta. Non lo so, cari, io come potere, come, diciamo, come effetto alla carta, come body e tutto, gli do un 3.5 su 5. Bisogna vedere un attimo se sto cacciatore può veramente diventare un deck control, io la vedo grigia, la vedo un po' dura. E quindi, signori, per oggi è tutto. Abbiamo visto le prime carte. Chiaramente ci saranno più video durante la prossima settimana in cui cercherò piano piano di farvele vedere tutte. Eh, scelgo di non fare video troppo lunghi, in modo che ci soffermiamo meglio su ogni carta. Il video diventa più corto, anche più facile da digerire, più facile da vederlo tutto. Se invece vi faccio un video di un'ora e mezza in cui vi faccio vedere tutte le carte, a parte il fatto che io muoio proprio le mie corde vocali, Diventano, diventano una merda e voi sicuramente vi annoiate e dopo 20 minuti me lo chiudete. Quindi, cari, per ora vi prendete queste carte eh, e ci vediamo prestissimo, alla prossima, con nuove carte, nuovi voti e nuove conclusioni. Carissimi, bella.